Finalmente nuovo video, questo sarà un nuovo video dei prodotti finiti, sempre in collaborazione con Giulia, ossia con Giuliettaccia Bio, di cui vi lascio tutti i riferimenti giù nell'info box. E come sempre i prodotti terminati sono tantissimi e stavolta ci sono anche un bel po' di campioncini. Quindi sigla ed iniziamo subito. Come primo prodotto finito, e proprio finito fino all'ultima goccia, troviamo oggi nella famosa busta la crema corpo di Omia Laboratoire erboristica all'olio di argan con olio biologico estratto a freddo. 0% siliconi, parabeni, oli minerali, coloranti sintetici. Allora, questa crema è una delle creme con miglior inci che si può trovare nella grande distribuzione. Questa l'abbiamo usata sia io che mia madre per idratare il corpo dopo esserci fatte la doccia e ha, oltre ad avere un profumo fantastico, ci è piaciuta tantissimo perché naturalmente l'abbiamo finita, finita, finita perché idrata bene la pelle, si assorbe facilmente, ha appunto questo profumo molto molto gradevole e soprattutto lascia la pelle morbida e liscia. L'ho usata soprattutto sulle gambe perché è il punto dove magari ho la pelle più secca e ha idratato benissimo anche quelle. Se appunto cercate una crema corpo economica con un buon rapporto qualità-prezzo e anche quantità-prezzo, perché questi sono 200 ml di prodotto, ve la consiglio assolutamente. O comunque se volete una crema last minute che dovete usare e magari quella la vostra preferita biologica è finita, per me è super consigliata. Mi piace molto perché ha moltissimi oli, estratti naturali, burro di karité, olio di argan, eccetera. Appunto, mi piace moltissimo. Complimenti a Omia, uno dei loro prodotti secondo me più riusciti dopo la maschera per i capelli. Passiamo poi a un altro prodotto finito. Questa, infatti, è l'acqua Evian Minerale Naturel Facial Spray. Questa praticamente è l'acqua Evian in spray. Come vedete c'è ancora un po', però veramente è finitissima perché l'ho usata moltissimo questa estate. E appunto diciamo che quest'acqua Evian, quando l'ho presa, è stato come per il gel d'aloe vera. Non so se vi ricordate, ve ne parlai in qualche video. All'inizio non volevo prenderla perché ne sentivo parlare moltissimo sia da Clio che da Lolla. Però ho detto: vabbè, secondo me è un prodotto inutile, magari loro la usano per qualche motivo, perché magari serve per i pennelli, eccetera, o magari gliel'hanno inviata, quindi ne parlano. E invece, quando l'ho presa da Acquestapone, mi è piaciuta moltissimo. Fatto sta che dovrebbe essere già la seconda confezione che prendo. Per quale motivo? Perché questa estate l'ho utilizzata sia come tonico, dopo essermi struccata, magari quando mi strucco al volo uso questa qui come tonico per reidratare la pelle dopo aver passato struccante, detergente, eccetera. La uso per bagnare i pennelli quando magari uso la duochrome e voglio un effetto più brillantinato degli ombretti e delle cialdine appunto che ha dentro, oppure la uso per rinfrescarmi nelle giornate che sono troppo troppo caldi. Quindi, ad esempio, ad agosto, a settembre, quando quest'estate ha fatto molto caldo, devo dire che l'ho utilizzata moltissimo. La ricomprerei assolutamente sì, perché nella dispensa non può, dei trucchi non può mai mancare, perché in un modo o nell'altro, come tonico per i pennelli, appunto, può sempre essere utile. L'ho utilizzata poco per fissare il trucco, perché devo dire che non mi piace moltissimo, mi piace più applicare piano piano la cipria dappertutto, così sono super tranquilla. Passiamo poi ad un regalino che ho ricevuto per il compleanno da parte di Alessandra di Green Beauty and Life, ossia la ragazza che fa con me i video dei preferiti. Tra l'altro vi lascio l'ultimo video dei bio preferiti giù nell'info box, così lo potete vedere e potete anche capire da lì chi è Alessandra. Bagnoschiuma con olio di argan di Verde Vera, naturale davvero, c'è scritto anche qui, ed è praticamente composto da tantissimi ingredienti e oli naturali. Mi piace moltissimo, mi è piaciuto il profumo perché lava bene, non fa puzzare, deterge la pelle, non la rende secca come moltissimi altri bagnoschiumi che hanno un inci, diciamo, accettabile o al limite dell'accettabile. E appunto devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Ale mi ha preso questo bagnoschiuma e questa linea Verde Vera perché sa che dalle mie parti non potrò mai reperirlo e non potrò mai vederlo e neanche averlo, ecco. E invece le ha detto: magari approfitto di una cosa che tu non hai, che non puoi reperire, per fartela provare. È stata davvero carinissima. Questo, come vi dicevo, è un
un regalo per il mio compleanno che è stato ad agosto e che lei appunto mi ha portato al Zana, ossia a metà settembre, quando per la prima volta, anzi no, per la seconda volta ci siamo viste e speriamo di rivederci di nuovo, sia con Ale anche con Giuliettaccia Bio. Passiamo poi ad un super prodotto che devo dire mi è piaciuto tantissimo, è il body peeling all'albicocca e sambuco di Benicos. Allora, io ho preso questo prodotto, non so perché. Non ero sul sito di Equarmonie della mia amica Silvia, che poi ve lo lascio giù nell'info box, e devo dire che ero incuriosita dalle novità di Benecos. Questo fa parte come shampoo, balsamo, deodoranti, latte detergente, appunto, di tutte le novità che sono uscite in casa Benecos. Come sapete, Benecos è un marchio di origine naturale, quindi fa prodotti naturali certificati, pieni di oli e burri. E questo è uno scrub rotto perché l'ho finito. Era in doccia, è andato per terra, così è caduto, bene, fatte di tutti i colori. E come vedete è uno scrub composto da tanti piccoli pallini, come questi qua, che sono semi macinati di albicocca, che insieme al sambuco e comunque al liquido che dà il sapone, che dà la glicerina, eccetera, fa un bellissimo scrub sulla pelle. A me piace molto applicarlo in doccia una volta a settimana e soprattutto sulle gambe. L'ho strofinato ben bene dopo aver passato il bagno schiuma e devo dire mi è piaciuto moltissimo perché lascia la pelle liscia, fa un bel peeling ma non troppo seccante, non troppo aggressivo sulla pelle. Io poi la pelle è molto sensibile, quindi quando un prodotto è aggressivo me ne accorgo subito e questo assolutamente no. In realtà nel mio ultimo ordine da Ecoarmonie di Silvia volevo riprenderlo, ma è terminato. Sicuramente tante ragazze hanno capito che è un ottimo prodotto e l'hanno preso e hanno ragione. Passiamo poi a questo, che praticamente è il mascara Subtusus Extreme. Allora, naturalmente non è un prodotto con buon inci, non ve lo so, anzi, l'inci non ho neanche letto perché già so che fa schifo. E praticamente questo mascara me l'avevano regalato le mie amiche, perché io non so se lo sapete, spesso lavoro in profumeria. E me l'avevano regalate queste ragazze appunto della profumeria perché dovevo partire per Londra a marzo e mi serviva un mascara piccolino da appunto utilizzare in viaggio per non portare quelli grandi. Praticamente questo mascara ha questo scovolino così, quindi a piramide, che inizia più grande e termina più piccolo. E devo dire, nonostante vabbè, non ha un inci per niente buono, è un ottimo mascara perché non so se è il prodotto che ha dentro o se è quel tipo di scovolino ottimo che allunga tantissimo le ciglia, le appesantisce un po', devo dire la verità. Però a me sinceramente l'effetto cigliozze finte non disturba assolutamente, anzi avendo questi occhi molto grandi mi piace perché li fa aprire ancora di più e dà l'effetto gattone. E quindi devo dire che mi è piaciuto moltissimo. E in formato grande sicuramente non lo comprerei, perché naturalmente preferirei orientarmi più su un mascara con buon inci, come ad esempio Occhioni di Neve, come qualcuno con inci accettabile di Essence. Comunque sicuramente non lo prenderei, però mi è piaciuto abbastanza. Passiamo poi a smalti. Praticamente vi faccio vedere questo, che è l'Essence Gel Look Top Coat. Questo top coat di Essence non mi è piaciuto assolutamente, perché comunque non rimane bene sulle unghie, tende a seccarsi abbastanza spesso, ma soprattutto non fa durare di più lo smalto, fa durare lo smalto allo stesso modo con cui dura se applicato senza questo. Quindi per me è un prodotto super bocciato, non so se è uscito fuori produzione, nel caso hanno fatto bene, perché non lo riprenderei, non lo ricomprerò, devo dire mai più. Al massimo lo posso utilizzare appunto come base smalto, quindi da mettere sotto lo smalto colorato, forse in quel modo sì, però come vedete già si è seccato. Quindi no, niente. Passiamo poi ad un prodotto che ho acquistato da pochissimo tempo, ossia questo qui. Questo è un peeling esfoliante simile a quello di prima di Benecos, per capirci, della marca Cien di Lidl, della collezione precisamente Beauty Elements. È un esfoliante con l'olio di jojoba e sale marino. Anche questo, come quello di Benecos, mi è piaciuto tantissimo perché ha lasciato la pelle molto morbida, molto idratata durante la doccia, perché come sempre l'ho utilizzato dopo il bagno schiuma, però non ha un odore molto buono. Quello all'albicocca mi è piaciuto maggiormente, naturalmente. Ecco, era contenuto in questa bustina monodose da 45 grammi e il prezzo era di 1,29 euro, ed era l'unico prodotto appunto di questa edizione limitata ad avere un buon inci, in quanto a tutti gli oli
naturali oppure e sale marino, niente di che. Passiamo poi ad uno shampoo in bustina che mi è piaciuto tantissimo, che praticamente è lo shampoo Capel Venere, la bellezza nei capelli di Elan, e è praticamente lo shampoo camomilla e biondella. Ve l'ho fatto vedere anche nel video haul del Zana, che poi vi lascio giù nell'info box perché ho ricevuto tantissimi di questi campioncini e devo dire che quando magari mi manca uno shampoo con buon inci o comunque è terminato il mio preferito, tendo ad utilizzare. Questo mi è piaciuto tantissimo perché ha un buon inci, perché lava bene i capelli, li lascia puliti per un bel po' di tempo, non tantissimo, e assolutamente capelli morbidi, capelli idratati, nessun problema, assolutamente promosso. Questo è quello adatto a lavaggi frequenti. Bene ragazzi, con questo è tutto, fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, se qualcosa di questi prodotti appunto vi è piaciuto particolarmente, siete incuriositi, aspetto i vostri commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!